Benvenuti sul TG Passoni. Oggi tratteremo un tema molto importante di cui si parla poco. La radicalizzazione. Ovvero l'azione di radicalizzare come spostamento verso punte estreme o verso posizioni e soluzioni radicali, al di là di ogni compromesso. Con l'aiuto dei nostri colleghi abbiamo posto qualche domanda sull'argomento a un professore. Linea al nostro inviato. Buongiorno, oggi siamo qui in vicepresidenza con il professor Gizzarelli a dover chiedergli alcune domande a proposito della radicalizzazione. Cosa pensa lei della radicalizzazione? Ma secondo me la radicalizzazione è un fenomeno che coinvolge gli aspetti politici, religiosi e spesso anche personali di un individuo. Io la intendo come una forma estrema di prevaricazione dei rapporti umani con l'intento di imporre le proprie visioni a volte anche le proprie utopie. Radicalizzazione, io penso che dobbiamo indicare innanzitutto il portare all'estremo uno stile politico. Quindi innanzitutto la radicalizzazione è un fenomeno che riguarda i gesti, le convinzioni, se volete l'attitudine più in generale, ma riguarda la sfera dell'azione, della politica. E in modo particolare questa cosa prevede anche che sia un comportamento estremo che si pone anche in conflitto con quelle che sono le regole dell'agire democratico. E quindi il radicalismo è già una, appunto, portare all'estremo, insistere su alcuni tratti rendendoli radicali, nel senso quindi di ulteriori rispetto a una medietà o una normalità, e in antitesi alla democrazia. Quando io penso alla radicalizzazione e al radicalismo, penso in modo particolare al radicalismo di destra, che ha avuto una storia molto importante, ha un ritorno molto forte oggi nell'età dei neo e post fascismi, e poi al radicalismo islamico. Certo, in termini estremi, cioè in termini generali, scusate, anche il terrorismo di sinistra è stata una forma di radicalismo politico, no? Quindi in qualche modo possiamo far coincidere il radicalismo con l'uso politico della violenza. Anche questi secondo me sono sinonimi. Però se devo trovare due fenomeni molto evidenti nel presente, mi vengono probabilmente anche per la mia formazione di storico, sull'attualità la radicalizzazione islamica, ecco, questo sì. Sentiamo ora l'opinione di alcuni abitanti di Torino. Eccoci di qua, sono Francesco, sempre per Marco e Silvia, TG Passoni. Siamo qua in Piazza San Carlo per intervistare Rubino, a.k.a. Billy Joe. Giusto? Sì, sono io. Ok, per parlare dell'argomento anticipato dai nostri conduttori, che è la radicalizzazione. Lei sa cos'è la radicalizzazione? Veramente no. Ciao Silvia e Marco, adesso siamo con Cecil. E parleremo della radicalizzazione. Sai che cos'è la radicalizzazione? È una forma di estremismo, avete capito? Sì, esatto. Sai farci qualche esempio? L'ISIS. Noi siamo qua con Davide Gelli. Con Davide. Per parlare dell'argomento già trattato dai nostri presentatori, che è la radicalizzazione. Lei sa cos'è la radicalizzazione? Lo sento dire adesso per la prima volta. Credo che arrivi dalla parola radici, immagino forse, e che quindi intenda un pensiero che cerca di andare alle radici di un altro pensiero, di andare proprio all'essenza, e che quindi le persone vogliano tornare forse a quelle radici. Abbiamo quindi inquadrato il significato del termine, ma dove si sviluppa la radicalizzazione? Ecco dietro di noi una cartina che illustra i posti in cui si sviluppa l'evento. Ma cosa ne pensano i nostri intervistati? Sapete cosa sia la radicalizzazione? In quale contesto? Sia politico che sociale che religioso. Ok, sì. Ok, ci stiamo. Un esempio? Più o meno. Allora, e radicalisti islamici, amore, radicalisti religiosi. Va bene. Ok, ci stiamo. No, ci sono. Certo. Parte quello. Guardate che ci stiamo sui radicalisti religiosi, tipo voi cristiani, i musulmani, sì. Quelli che fanno troppo riferimento, certo, alle loro religioni e che lo scambiano col diritto. Ci puoi fare un esempio di questo radicalismo islamico? Gli esponenti dell'ISIS, ad esempio, prendono l'ideologia islamica
Guarda anche, amore, i radicalisti religiosi cristiani, guarda il popolo della famiglia, guarda un sacco di... Guarda il decreto Pillon, guarda il senatore Pillon, per dirne una. Il ministro Pillon, non senatore, ministro Pillon. Sì, però è una radicalizzazione quella che abbiamo qua adesso, che lascia un po' il tempo che trova, perché è ridicola. Comunque, radicalizzazione. È una radicalizzazione, però è ridicola. Concentriamoci ora sul singolo individuo. Cosa spinge una persona a radicalizzarsi? È cosciente delle conseguenze della propria scelta? Cerchiamo le risposte attraverso le nostre interviste. Secondo lei, cosa porta una persona a radicalizzarsi, a compiere atti terroristici? Allora, io penso che i comportamenti estremi, come quelli di una persona che diventa un terrorista jihadista, prendiamo questo come esempio, quindi si radicalizza, entra in circuito e poi addirittura diventa un foreign fighters perché va a combattere, come è successo nella guerra civile in Siria, oppure per difendere il califfato, beh, ci sia un tratto per cui ci si percepisce come impotenti e c'è bisogno quindi di reagire con la violenza a qualcosa che si vive come un mondo sbagliato. Chi si è arruolato, per intenderci, è andato a combattere venendo dall'Europa, nel caso di chi si è radicalizzato, si è visto in Francia, in Belgio, eccetera, eccetera, era una persona con insomma, una carriera minimamente deviante, che a un certo punto vede, fa una sorta di conversione radicale e pensa di risolvere lì la sua vita con un quadro di salvezza. E pensi che anche se ovviamente l'azione di un atto terroristico è completamente sbagliata, poiché comprende la violenza, pensi che queste persone possano anche essere spinte da ideali giusti come fondamento? No. E come pensate che si diffonda la radicalizzazione? Tramite l'ignoranza, sì. Tramite l'ignoranza, solo questo. L'unica cosa che fa diffondere la radicalizzazione di un preconcetto che può essere religioso o politico è l'ignoranza. Parlando invece in ambito politico, cosa ne pensate di un esempio, per esempio il muro di Trump del Messico? Del Messico? Sì. Allora, io ammetto la mia ignoranza in materia, nel senso, so della problematica del Messico, chiudere la frontiera... Sbagliato. Vabbè, sbagliato, quello è sbagiato sicuro, però esistono degli accordi internazionali per quanto riguarda l'immigrazione, quindi il muro non fa parte degli accordi internazionali, punto, fine. Non c'è molto da dire. Un muro non è un accordo internazionale, un muro non è un patto, un muro non è una legge, un muro è semplicemente una costruzione, un artificio che crea l'umano e non è legge e non è niente, non è diritto e non è neanche libertà. Grazie mille, passiamo alla linea allo studio. Ci sorge spontanea un'altra domanda. La violenza nello sport o il bullismo possono essere considerati esempi di radicalizzazione? Diamo la parola agli inviati esterni. Secondo lei il bullismo e l'omofobia sono esempi di radicalizzazione? Direi che i comportamenti bullisti, i pregiudizi omofobici fanno parte di alcune personalità autoritarie, quindi anche è chiaro che chi diventerà un terrorista potrebbe aver avuto queste cose, è più facile che sia passato attraverso questo, però sarei più cauto, no? Nel senso, li trovo comportamenti fortemente antisociali, questo sì, moralmente riprovevoli ed evidente, che fanno parte comunque di un atteggiamento non di sicuro radicale, ecco, in questo senso. Secondo te sono forme di radicalizzazione l'omofobia o il bullismo? Solo quando, beh, di sicuro per una persona l'omofobia è una forma di radicalizzazione, perché a quel punto la persona vede in questo caso l'omosessuale come qualcosa di brutto e quindi dentro di sé accetta quella visione lì senza prendere altre possibilità, altri punti di vista diversi. Diventa radicalizzazione in senso più ampio forse quando allora in uno stato l'omofobia viene accettata come legge imperscrutabile e che viene fatta rispettare ai cittadini. La radicalizzazione è un tema sul quale siamo tutti chiamati a riflettere. Vi lasciamo con un'ultima domanda. Essa parte dal cuore o dalla testa? Così vi salutiamo sperando di avervi fatto riflettere su un tema che non è poi così lontano dal nostro quotidiano. Un saluto da Marco e da Silvia.